Esiste un luogo in via Campania a Campobasso che è stato strappato dall'incuria e dal degrado e che è diventato un vero e proprio orto, un terreno adesso ben curato dai volontari del centro sociale anziani di via Calabria. Il terreno, concesso dal comune, è stato protagonista di una festa di fine estate, accogliendo le persone del quartiere per ritrovare la vicinanza e la condivisione dopo il brutto periodo della distanza a causa della pandemia. Il nostro comune di Campobasso ci ha affidato un pezzetto di terra e abbiamo una decina di soci che coltivano questo nostro orto che noi abbiamo chiamato orto condiviso perché effettivamente condividiamo tutte le tra parentesi fatiche, ma tutte le dolcezze e le bellezze del nostro orto. Cercheremo di far visitare il nostro orto anche alle associazioni del quartiere, farci conoscere dalle altre persone che non fanno parte della nostra associazione e anche presentare agli altri presidenti delle altre associazioni anziani di Campobasso il nostro, diciamo, il nostro lavoro, la nostra gioia di stare insieme, di condividere insieme. Appunto si chiama condiviso perché ognuno di noi ha un pezzettino di terra, lo lavora, condivide il lavoro con gli altri, condivide le esperienze, quindi sì, quando è ora di seminare, quando è ora di raccogliere, ognuno di noi prende dagli altri tutte le cose che ognuno conosce, le cose che non sa, si apprendono dagli altri. Qui si vanno a coniugare diversi progetti, innanzitutto il recupero di una porzione di territorio altrimenti abbandonata al degrado e poi l'importanza di tipo sociale perché abbiamo un centro sociale anziani che ha ritrovato in questo luogo, diciamo, la propria sede naturale dove fare attività innanzitutto conviviali, sociali, ricreative e poi anche utili perché un orto sociale oggi è una cosa importantissima negli ambiti urbani perché dà la possibilità di intervenire sia come dicevo per il recupero del territorio ma anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie, spesso degli anziani che magari anche coltivando un po' di verdura, degli ortaggi eccetera possono far fronte a quelle che sono insomma, le difficoltà quotidiane. Ma poi c'è l'aspetto conviviale e oggi è la dimostrazione più bella di trovare tante persone che si ritrovano diciamo, ecco, per passare qualche momento comunitario e conviviale.